È scattata nel pomeriggio al Tennis Club Sanremo 1897 la Summer Cup, l'evento internazionale in calendario fino a domenica sulla terra rossa dello storico circolo matuziano e riservato alla categoria Under 14 femminile. L'evento nella scorsa stagione ha coinvolto 65 nazioni. La competizione riguarda 8 squadre con la formula del tabellone ad eliminazione diretta, con le 4 perdenti del primo turno che andranno a giocarsi le posizioni dal quinto all'ottavo posto. Ci parla della manifestazione molto importante per il circolo matuziano il presidente Riccardo Civarolo. Questa è la manifestazione decisamente più importante perché è quella che ci permette di mostrare il nostro circolo anche a livello internazionale. Questa è una manifestazione che raggruppa le 8 squadre più forti d'Europa a livello under 14 femminile e soprattutto è un trampolino di lancio per quelle che saranno le campionesse del futuro. Quali sono i paesi che hanno aderito all'edizione di quest'anno? Allora, ci sono stati 4 gironi per un totale di 36 nazioni che hanno partecipato alle fasi eliminatorie e qui a Sanremo sono arrivate le 8 squadre, ossia le 2 finaliste dei 4 gironi. Quindi abbiamo la Polonia, la Serbia, il Belgio, l'Ucraina, la Russia, la Turchia e la Repubblica Ceca. Quindi per il Tennis Club di Sanremo una vetrina internazionale da confermare anno dopo anno. Sì, questa è una manifestazione che speriamo di mantenere nel tempo e soprattutto che possa servire anche per la nostra scuola tennis come incentivo per la crescita dei futuri campioni. Anche la regione è presente alla cerimonia di apertura di un torneo importante per lo sport, per i giovani e anche per fare turismo. Ma sicuramente complimenti agli organizzatori, una bellissima manifestazione sotto il sole di Sanremo in un impianto sportivo che è sicuramente un'eccellenza, una manifestazione che vede 8 nazioni presenti, quindi anche un richiamo turistico per la città di Sanremo e per la Liguria. Noi come Regione Liguria sosteniamo ovviamente ogni tipo di iniziativa che abbia come finalità quello della promozione turistica del nostro territorio, la promozione e la valorizzazione delle nostre città, perché crediamo che la Liguria si debba rialzare, lo stiamo facendo con grande impegno per la promozione del nostro territorio, anche con uno spot che andrà nelle reti nazionali, un grande sforzo che stiamo facendo tutti insieme anche alle società sportive, ai comuni della Liguria, perché la Liguria, pur essendo piccola, è una terra molto bella, dalle grandi potenzialità e tutte queste devono essere sfruttate. Assessore, Sanremo è una manifestazione che richiama giovani da tutti i paesi d'Europa, promozione, turismo, sport, c'è tutto in questa coppa dedicata agli under 14. Sì, è la seconda edizione che siamo riusciti a strappare a rappallo e Sanremo si è subito proposta, siamo riusciti ad averla l'anno scorso, quest'anno replichiamo. Manifestazione dedicata agli under 14, quindi diciamo a ragazzine, femminile, molto importante, che praticamente è la vetrina e qui sicuramente giocheranno giocatrici che vedremo sicuramente calcare poi i campi della WTA. Sanremo si presta sempre, oggi tra l'altro nonostante le previsioni il sole splende anche oggi pomeriggio. La manifestazione è molto interessante, occuperà questi campi per ben 3 giorni. Faccio un appello ai sanremesi e ai turisti sicuramente di venire al circolo del tennis qua a Matuzia, che sicuramente vedranno uno spettacolo sportivamente molto importante. Turismo, sport, giovani e anche famiglie che accompagnano i giovani, e questa è anche la chiave per promuovere la nostra città. Sì, qua siamo a livello tra l'altro internazionale, a livello europeo, quindi gli accompagnatori oltre che i tecnici sicuramente ci saranno molti genitori. L'anno scorso abbiamo avuto conferma questa possibilità, parecchi genitori hanno accompagnato gli atleti e speriamo che oltretutto si innamorino di Sanremo e tornino poi da turisti.